Presidente Vincenzo Camilli, da Ferrazzoli a Morgia, ad altri ancora, poi dal vostro cilindro è uscito fuori Federico Nofri. Come mai questa scelta? Una scelta, sinceramente, mi ha fatto un'ottima impressione. L'identikit è giusta per questa squadra, perché è un allenatore giovane, grossa motivazione, un grandissimo lavoratore, ha una grossa esperienza di questo campionato e poi parliamoci chiaro che gli allenatori vanno bene solamente se vanno, diciamo, se risultano, fanno risultato. Se fanno risultato, quindi speriamo che faccia bene, anche perché secondo me è vero che la classifica non è, siamo a 9 punti, ancora è tutto da giocare, però le cose non andavano bene e sono convinto che con questo allenatore, con questi giocatori, perché secondo me sono dei buoni giocatori, speriamo che lo dimostrino e faremo bene. Bene, sabato a Nuoro, con quali prospettive? Quella di fare il risultato, anche un pareggio andrebbe bene? Ma sì, il campionato è lungo, bisogna stare tranquilli, anche perché ormai questo campionato ci ha insegnato che tutte le partite sono difficili, dalla prima all'ultima, quindi andiamo a Nuoro, una squadra, Nuoro, la Norese è una squadra giovane, una squadra che, ma tutte le squadre sono così, tipo chi incontra gli erbesi giocano tutti è normale per fare la partita della vita, ma noi secondo me siamo pronti per fare un ottimo risultato, almeno spero. Una domanda fuori dal tutto quanto, il comandante Piero, qual è stato il suo giudizio nel, oltretutto a aver scelto insieme a voi figli, Nofri? No, ma il babbo, il padre che ha tantissima esperienza, è vero, dicono manda via tanti allenatori, ma c'è da fare anche una considerazione. Noi siamo, diciamo, una famiglia che dove siamo andati abbiamo fatto sempre bene, però vincere il campionato non è facile. Soprattutto la Serie D. La Serie D, ma anche gli altri campionati, perché fino alla Serie B, anzi, eravamo arrivati quasi in Serie A. Perché c'è tanta pressione, ma anche da parte nostra è normale, perché un conto avere una società per fare, diciamo, un campionato di normale di centro classifica, quindi l'allenatore può stare dalla prima all'ultima giornata, pure se le cose non vadano bene. Qui da noi l'allenatore invece deve fare il risultato subito, ma è normale, è scontato, perché per vincere i campionati i risultati ci bisogna farli, perché altrimenti succede come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato, però sempre a rincorrere è dura, e che poi sbaglia una partita per il campionato come è successo a Genzano. No, il babbo ha parlato attentamente dell'allenatore, abbiamo parlato con diversi allenatori e secondo me, secondo soprattutto lui, Nofri era l'allenatore adatto per questa piazza. Tra 2 mesi, a dicembre, un nuovo calciomercato. Se Nofri fa richieste, siete pronti? Sì, ma noi, secondo me, la squadra è buona, però anche i giocatori devono dimostrare quello che sono, perché fino adesso non hanno dimostrato poco e niente. Noi siamo pronti a rinforzarla, come abbiamo fatto anche negli anni passati, però è ancora troppo presto per parlarne. Adesso pensiamo a fare il risultato, poi quando è dicembre, che mancano 2 mesi, si vedrà. Grazie.